Il consigliere regionale Domenico Ioffredi ha proposto una legge che preveda la riduzione degli stipendi ai consiglieri e al presidente dell'attuale governo regionale. La zootecnia e l'agricoltura sono le pecore nere della regione Molise. Poca attenzione verso settori trainanti, si preferisce importare dall'estero e non finanziare comparti produttivi. La Fondazione Giovanni Paolo II rischia un ulteriore taglio di finanziamenti regionali pari a 2 milioni di euro, anche se ha 100.000 ricoveri e 5 milioni di prestazioni ambulatoriali. Si avvicina il derby molisano di Serie D tra il Campobasso e l'Agnone. Rossoblù arrivano all'incontro con il morale alto dopo il successo a Recanati. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di TLT. Il consigliere regionale Domenico Ioffredi ha presentato una sua proposta di legge indirizzata a ridurre gli emolumenti dei consiglieri e assessori regionali, nonché dei presidenti della giunta e del consiglio. Vediamo il servizio. Per il consigliere regionale Domenico Ioffredi è assolutamente necessario avviare un percorso di rivisitazione dei compensi per tutti gli attori eletti in consiglio regionale, compresi i presidenti della giunta e del consiglio, e per questo ha presentato una specifica proposta di legge indirizzata a ridurre i loro emolumenti. È una proposta che non ha accenti populisti, è soltanto una presa d'atto della situazione economica della nostra regione e anche della nostra nazione, per cui è un piccolo passo indietro da parte dei consiglieri che si adeguano a questa situazione, che spero che cambi, però sappiamo tutti che quando bisogna mettere in atto delle misure per risanare una situazione grave come la nostra, tutti quanti stiamo patendo il deficit di risorse, ed è giusto che anche i consiglieri facciano la loro parte. Senta, ecco i tagli che cosa riguarderanno? Riguarderanno sia l'indennità di carica sia i rimborsi. Niente di trascendentale, cioè che nessuno si aspetti che abbiamo dimezzato, abbiamo fatto, non ci sono voli pindarici di questo tipo, però una proposta credo seria, credo accettabile da tutti, e un segnale forte da parte del Consiglio. Consigliere, le tempistiche? Le tempistiche, la commissione competente, che credo sia la prima, ha 60 giorni per esaminare la legge, eventualmente emendarla e portarla in consiglio. Spero che in questo caso siano più celeri, vista l'urgenza della cosa. Per Nicola Dascanio, consigliere di minoranza al comune di Monteno di Bisaccia, la querela sporta dal sindaco Nicola Travaglini dimostra la volontà di imbavagliare l'opposizione consiliare. Dascanio ricorda di aver sollevato problemi ambientali, della salute pubblica e della scorretta attività amministrativa comunale e regionale, e sollecitato urgenti interventi a sostegno del lavoro e problematiche sociali. Conclude dicendo che la verità dei fatti emergerà in giudizio e ripone la più ampia fiducia nei giudici del Tribunale di Larino. Il comparto primario in Molise soffre della crisi attuale, delle eccessive importazioni dall'estero e di aiuti economici ridotti al lumicino. In sofferenza l'agricoltura e anche la zootecnia. Vediamo perché nel servizio. Agricoltura e allevamenti pagano lo scotto delle riduzioni di incentivi statali. Gli operatori della Coldiretti protestano contro le misure dello Stato che assottigliano i guadagni di coloro i quali tengono in piedi le stalle e la coltivazione della terra. In regione la situazione è ormai al limite della sopportazione. I ricavi nella vendita di capi di bestiame sono nettamente diminuiti. L'agricoltura è importante dappertutto, perché mangiamo tutti quanti. Devono dare, non dico gli occhi a noi, ma una parte dell'occhio a vedere tutti questi nuovi ragazzi che volessero entrare nell'agricoltura. Le risorse che per poter andare avanti. Andiamo a prendere, io no, però c'è mio nipote che è nel settore, no? Vai a comprare la roba, costa il doppio di quelle che deve costare. Vai a vendere qualcosa di qualsiasi genere, che sia maiali, agnelli, vitelli, tutto quanto. Ma che ci stiamo rendendo conto?
vai a comprare la carne, costa 15-16 euro a chilo, ti danno, a te ti danno 2,50-2,60 peso vivo. Quindi mi dice di grazia, dopo che uno ha tenuto un vitello un anno e mezzo per portarlo, perché se non è maturo loro non se lo prendono. La forte importazione dall'estero di carne, frutta e prodotti lattiero-caseari ha reso il lavoro nelle campagne ancora più difficile. Gli agricoltori tornano ad indicare alla politica la strada delle produzioni locali, a garanzia della qualità per i consumatori e per il loro reddito. Devono bloccare l'importazione. I prodotti nostri dobbiamo mangiare, cioè, ma mangiare i prodotti nostri, non mangiare i prodotti dell'estero. Sono oltre 13 i miliardi di incentivi dal 2018 al 2024 che il Governo nazionale ha previsto di erogare alle piccole e medie imprese italiane del comparto industria, pronte a investire in nuove tecnologie e in strumenti per favorire la digitalizzazione. Attenzione rivolta alle opportunità di lavoro anche per il Molise e alle nuove professionalità che saranno necessarie. Dibattito domattina promosso ad Isernia in corso Risorgimento alla presenza di esperti del settore e della classe politica. Continuano i controlli serrati dei carabinieri del comando di Isernia su tutto il territorio della provincia. Nelle ultime ore ben 6 sono le persone che si sono rese responsabili a vario titolo di vari reati. Vediamo perché. Sono 6 le persone che nelle ultime ore si sono rese responsabili di reati che vanno dal furto aggravato alla truffa, dalla ricettazione al porto illegale di armi, dalla detenzione di stupefacenti alle minacce illeciti di vario genere e che sono finite nella rete dei carabinieri del Comando Provinciale di Isernia nel corso della consueta loro opera di presidio e controllo del territorio. Ad Isernia sono scattate le denunce per un 40enne e un 30enne, entrambi del luogo, perché responsabili di furto aggravato ai danni di un esercizio pubblico. A Colli al Volturno un 25enne pregiudicato della provincia di Frosinone aveva utilizzato un assegno di provenienza illecita per acquistare alcuni cavalli, dunque è stato denunciato per i reati di truffa e ricettazione. A Cerro al Volturno denuncia per un 40enne del luogo, trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato e alcuni involucri contenenti hashish e marijuana. A Castel San Vincenzo stessa sorte per un 50enne della provincia di Napoli che per futili motivi aveva rivolto pesanti minacce telefoniche a un suo familiare. Infine ad Agnone la denuncia è scattata a carico di un 30enne della provincia di Macerata che nel corso di un incontro di calcio di Serie D aveva lanciato una bottiglia contro il settore della tribuna riservata agli spettatori locali, causando grave pericolo per i tifosi presenti. Per lui anche la proposta del DASPO. Le statali e le fondovalli del Molise iniziano ad avere cedimenti strutturali preoccupanti. Senza una seria programmazione e in caso di calamità naturali, il territorio regionale rischia moltissimo. Vediamo perché. Dopo circa mezzo secolo dalla inaugurazione, il viadotto della Bifernina sul lago dell'Iscione è ancora senza collaudo. Il calce è struzzo armato e corroso e si distacca, denunciano automobilisti e autorità locali. In superficie il cemento in più punti è stato perforato dal ferro arrugginito. Al di sotto di milioni di metri cubi d'acqua è difficile sapere cosa sta succedendo ai pilastri sepolti nei fondali melmosi. La resistibilità del cemento armato è calcolata per una durata di circa un secolo, ma alcune strutture non hanno la fortuna di avere così lunga vita, come è accaduto proprio sulla fondovalle del Biferno in Contrada Covatta e sul Lingotte nei decenni passati e ricostruiti solo dopo diversi anni. Attualmente la statale 647 rimane l'unica arteria a scorrimento veloce che collega l'area di Termoli e Larino al capoluogo di regione e in direzione di Isernia. La prima fondovalle del Molise avrebbe bisogno di interventi seri e programmati di recupero e manutenzione. La politica deve essere in grado di compattarsi in questo momento, lavorare per trovare i necessari finanziamenti, onde evitare di trovarsi a mani vuote nel momento del bisogno, quando la criticità sul ponte di Guardia Alfiera sarà diventata una vera e propria emergenza.
Contestualmente, sindaci e regione dovrebbero insistere sui vertici del compartimento ANAS per migliorare la viabilità alternativa al territorio del Basso Molise, ad iniziare dalla vetusta e tortuosa statale 87 nei tratti tra Casa Calenda e Larino e da Campobasso a Campolieto. Domani a Roccavivara, nella tradizione degli oli e dei pani, per volere del comune e dell'associazione turistica Procanneto, si organizza la 16ª edizione di Panunto. Si inizia alle 15.30 con i saluti delle autorità e si prosegue con la presentazione del progetto Comune di Roccavivara, Borgo della Salute, un dibattito sulla campagna olearia 2016-2017. L'11° concorso Roccavivara in olio e la degustazione dei prodotti tipici nel centro storico del paese. Il completamento di opere stradali nelle campagne e occupazione nell'area di Piana d'Ischia sono gli obiettivi dell'amministrazione comunale di Trivento per il nuovo anno. Vediamo. Siamo con il sindaco di Trivento, Domenico Santorelli. Il dissesto idrogeologico è una delle piaghe di questo territorio, di questo paese. Quali sono gli interventi finora messi in atto soprattutto nell'agro triventino? Purtroppo sono 2 anni che noi combattiamo contro le emergenze dovute a calamità naturali, al clima, alle piogge infinite del 2015, l'ultima quella del 10 settembre che ha sconvolto il territorio di Trivento, soprattutto dal punto di vista della viabilità. E in questi ultimi mesi siamo riusciti a breve riusciremo a completare una serie di interventi sul territorio per ripristinare la viabilità nell'agro. È da rimarcare l'intervento sulla strada che collega il centro con la contrada Codacchio, dove i lavori stanno procedendo piuttosto celermente. Siamo riusciti finalmente a portare a termine un paio di interventi in contrada Querciapiano, dove avevamo delle situazioni veramente critiche, così come a contrada Cerredo. Ricordiamo tutti l'immagine di 2 anni fa, quando alcune signore dovevano, per arrivare dalle loro abitazioni in centro, verso il centro di Trivento, dovevano usare ancora le scale. Questa non è assolutamente la fine degli interventi da fare sul territorio, però siamo molto molto soddisfatti di quello che siamo riusciti a fare in questo ultimo periodo. La viabilità è uno dei presupposti per il rilancio e lo sviluppo economico. La Piana d'Ischia di Trivento. Ecco, io dicevo, il dissesto è il problema, ma l'altro grande, forse il primo problema, è quello di dare qualche prospettiva di lavoro alle nuove generazioni. Noi, inutile negarlo, siamo una zona interna, c'è uno spopolamento, c'è un calo demografico che veramente ci preoccupa. La zona industriale di Trivento. Diciamo che qualche timida speranza c'è, noi siamo rientrati, siamo dentro l'area di crisi complessa, vorrei anche smentire alcune voci che Trivento non era rientrata, noi ci siamo fin dalla prima ora, ho avuto notizie che ci sono alcune manifestazioni di interesse su alcune strutture site all'interno dell'area industriale di Piana d'Ischia. E onestamente sto cercando, per quello che posso, tutta l'amministrazione è impegnata, per dare qualche prospettiva, per creare i presupposti affinché imprenditori, imprese possano atterrare o possano ridare vita a quegli opifici siti nella nostra zona industriale, perché senza qualche posto di lavoro allora forse non ha neanche senso ridare viabilità, ripristinare le condizioni della viabilità. Domenica 11 al Centro Europeo di Ricerche Preistoriche di Isernia l'associazione MEMO Cantieri Culturali organizza una lettura animata di una delle più note storie di Natale. L'evento è aperto ai bambini e alle loro famiglie che a seguire potranno anche vivere l'esperienza di visitare le sale del Museo del Paleolitico. 2 gli appuntamenti in programma durante la giornata, la mattina alle ore 11 e il pomeriggio alle ore 16. Cambiamo argomento. Alla Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso saranno detratti altri 2 milioni di euro che vanno a sommarsi ai 5 milioni già in atto.
La struttura rischia il collasso a seguito del decreto del presidente ad acta frattura che stabilisce una riduzione delle spese per le strutture private. Vediamo. Il Movimento Cittadini per la Sanità Pubblica ha indetto un'assemblea per il prossimo 15 dicembre alla provincia di Campobasso per manifestare il dissenso nei confronti dell'attuale governo regionale. Il decreto del Presidente Frattura dello scorso novembre stabilisce un'ulteriore riduzione pari a 2 milioni di euro della somma da destinare alla Cattolica e ad altre strutture accreditate. Questa riduzione va a sommarsi a quella di 5 milioni già attuata dalla Regione Molise. Per il Movimento a difesa della sanità questa decisione mette a rischio la sussistenza del centro medico di alta qualità. Non basta ricordare che a fronte di oltre 100.000 ricoveri e 5 milioni di prestazioni ambulatoriali la struttura ospedaliera rischia la chiusura. Ne deriverebbe un grave danno per i pazienti e per gli operatori della sanità. Nel centro di cura e ricerca affluiscono pazienti di fuori regione e i molisani non sono più costretti così a recarsi in altri ospedali con gravi ripercussioni sul bilancio regionale. Per tali motivi i cittadini sono chiamati alla mobilitazione affinché il decreto venga annullato. Se la sanità privata è in crisi, non va meglio quella pubblica, che ha chiuso reparti e provveduto a manovre di tagli. Il risparmio deve essere attivato su altri settori in giurisdizione della regione, non certo sulla salute dei cittadini che non scelgono di ammalarsi. In occasione della recente giornata dell'immigrazione molisana, un particolare tributo è stato riconosciuto al termolese Nicola D'Ascenzo. A soli 34 anni è un noto fisico e uno tra gli italiani professori ordinari più giovani al mondo che divide la sua vita tra la Cina e la Russia. Abita dal 2015 a Wuhan, nel paese asiatico, dove è docente universitario presso il Dipartimento di Ingegneria Biomedica. Nicola D'Ascenzo ha inventato un nuovo sensore per l'applicazione nella tomografia a emissione di positroni. Il cordone ombelicale tra gli italiani all'estero e i residenti nella nazione è purtroppo molto flebile. Nel Molise resiste con maggiore vigore per le numerose iniziative di gemellaggio. Ma vediamo questo servizio, molto interessante. Questo cordone ombelicale rimane vivo più per merito dei nostri emigranti o per merito nostro? Beh, gli emigranti sono, per quanto riguarda il nostro paese, una risorsa fondamentale. Credo che forse adesso ce ne stiamo rendendo conto, ma la passione, l'amore che sono insite negli emigrati sono qualcosa che andrebbero forse trapiantato, quasi come se fosse un organo umano, nella linfa della società italiana, tutta intera, dalla Sicilia al Veneto. Non ci dimentichiamo che anche le regioni del nord sono state per lunghi anni uno delle serbatoi più importanti dell'emigrazione. La stessa mia Lucchesia è stata una terra di forte emigrazione. Su una popolazione della provincia di Lucca di circa 380.000 abitanti, sono più di 1 milione i lucchesi all'estero, e è la stessa cifra che riguarda ancora oggi il Molise. 1 milione è calcolata la popolazione molisana, ma ormai siamo già alle terze se non quarte generazioni, ed è un peccato allora che questo cordone ombelicale sia così ridotto, così flebile. Lei è un osservatore attento e critico. Questa giornata? Questa è veramente una delle iniziative più importanti, perché credo che la risorsa del territorio sia fondamentale per una regione così piccola ma anche così vitale qual è il Molise. La tradizione è un cordone ombelicale che non bisognerebbe mai rompere in nessuna società e in nessuna realtà territoriale, quale appunto quella del Molise, che offre degli spunti della tradizione che sono forse unici a livello nazionale. Le canzoni più belle nel Teatro Napoletano con Nuccia Paolillo domani alle ore 21 in programma al dopolavoro ferroviario di Campobasso. Domenica alle ore 18 nella stessa sala lo spettacolo teatrale Francucci e la sindrome differenziata con Giampaolo Duva. E domani sera alle 18.30 al Teatro Savoia di Campobasso ci sarà l'esibizione musicale dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta da Ulrich Windfuhr. In programma le sinfonie di Brahms, l'appuntamento è inserito nel cartellone della 48esima stagione degli Amici della Musica. Bene, adesso ascoltiamo cosa ci dicono le previsioni del tempo. Vediamo.
Cielo poco nuvoloso velato oggi sul Molise, stellato dalla sera. Le temperature odierne sono comprese tra la minima di 5 gradi a Campobasso e la massima di 13 a Termoli. Ventilazione debole variabile, quasi calmo si presenta il mare Adriatico centrale. Domattina sulla regione tornerà il sereno. I valori climatici sono attesi stazionari o in leggera flessione. Venti variabili. Passiamo alle notizie di sport. Con molta sofferenza, anche con una dose di fortuna, il Campobasso regala un sorriso ai suoi tifosi. Con una marcatura a metà primo tempo, i rosso-blu espugnano il campo della Recanatese. Vediamo il servizio. Un mix micidiale di sbadataggini difensive, drammatica sterilità sotto porta e valutazioni arbitrali quantomeno dubbie provocano l'ennesima sconfitta della Recanatese, ad opera stavolta di un Campobasso tecnicamente modesto ma ferocemente determinato a capitalizzare il golletto decisivo. Per i giallorossi il solito refrain: possesso palla costante, avversari mandati a vuoto per il campo, ma dalla tre quarti in avanti gli arcinoti problemi che certo Degano da solo oggi all'esordio non può risolvere. La china sembra irreversibile se pensiamo che per 40 minuti c'è stata anche superiorità numerica. Sembrava l'assedio a forte pace, ma il fortino molisano sbandava paurosamente ma a retto. Il dettaglio della cronaca con Cianni e Patrizzi in panchina all'inizio per la Recanatese sembrava confortante. Dopo un corner spizzata di Dominici e Mordini da pochi passi di testa manca clamorosamente il bersaglio. Gli ospiti, lontani anni luce dal blasone tradizionale, si fanno vedere con un tiro di Fioretti deviato in corner da Foiera. È il momento migliore degli ospiti. Il neo arrivato Vitelli beve Mordini, cross per Voltasio, il cui tiro termina lontano dallo specchio della porta. Poco dopo è il 24esimo il gol. Fioretti crede su un pallone difficile e rimette al centro, completamente imbambolato Tomassetti, che consente a Gulin di spingere di testa il pallone in porta da mezzo metro, quasi da non credere. Per la Recanatese è una mazzata psicologica, Vitelli mostra i suoi numeri, bell'assist per Fioretti, ma Foiera riesce a respingere. La Recanatese si riprende dallo shock nella ripresa, contatto in area tra Villanova, servito da Degano, ed Esposito, l'arbitro Lipizer di Verona sorvola. Poi c'è una punizione di Degano, ma Palumbo ci arriva sul corner, il diagonale di Falco lambisce l'incrocio. Frezzi rimedia due gialli in 4 minuti e lascia i suoi nei pasticci in inferiorità numerica. La spinta leopardiana a questo punto si accentua, è l'11esimo del secondo tempo. Ospita il Volley Roma domani alle 18.30 nella nona giornata del campionato di pallavolo femminile di serie B1. Le molisane hanno finora conquistato 14 punti grazie a 5 vittorie e 3 sconfitte. Le capitoline hanno vinto solo 2 volte e vantano 7 punti occupando la quart'ultima posizione. A Trento nel fine settimana si disputeranno le prime 2 giornate di campionato della Serie A di Torbal maschile. Domani alle ore 15 e domenica dalle 8 si sfideranno le compagini di Bolzano, Bergamo, Ascoli Piceno, Teramo e i Guerrieri della Luce di Campobasso. 14esimo Festival Nazionale della Katana in programma domani e domenica a Campitello Matese. Sono previsti oltre 400 atleti provenienti dal centro-sud. Prenderanno parte all'evento sportivo promosso dall'Axi Molise, una kermesse che coniuga il binomio tra sport e turismo di montagna. Bene, questa era l'ultima notizia. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi e l'appuntamento è per le prossime edizioni. Arrivederci.